Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo una merenda che farà contenti grandi e bambini. Prepareremo i mini plum cake. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 180 g di farina 00, 100 g di zucchero, 125 g di burro, 3 uova, una bustina di lievito, dell'estratto di vaniglia, un pizzico di sale e a decorare naturalmente immancabili gocce di cioccolato fondente e un tocco in più, gocce di cioccolato fondente e arancia candita. Ci servirà per fare questa ricetta questo stampo che io ho comprato su internet oppure si può trovare anche nei comunissimi supermercati. Riscaldiamo il forno a 180 gradi e mettiamoci subito a cucinare. Andiamo a rompere in questa ciotola le uova. Aggiungiamo lo zucchero e con lo spattatore elettrico montiamole fino a che non raddoppiamo il volume. Nel frattempo mi raccomando, fate sciogliere anche il vostro burro nel forno a microonde, una trentina di secondi a massima velocità, oppure in un pentolino, lasciatelo intiepidire. Ho mischiato, dicevo, la farina al lievito con un setaccio. Andiamo a setacciare direttamente nella ciotola. Mischiamo anche questa con il nostro sbattitore elettrico. A velocità minima aggiungiamo anche un pizzico di sale e il nostro burro a filo. Per ultimo un cucchiaino circa di estratto di vaniglia. Do un'ultima mescolata e poi andremo a inserire il composto nel nostro stampo. Andiamo ad aggiungere il composto ottenuto nei nostri stampini, riempiendoli per 3/4 circa. Procedete così con tutti. Decoriamoli adesso con le gocce di cioccolato. Disponetele come più vi piace, mi raccomando. Con queste con l'arancia candita, cioccolato fondente e arancia candita. Un altro col cioccolato fondente, visto che siamo golosoni e abbiamo anche un sacco di amici golosoni. E questi vanno nel vostro forno preriscaldato a 180 gradi per 15-17 minuti massimo, non di più, se no si scuriscono troppo. Ci vediamo dopo per il risultato. I nostri mini plum cake sono pronti per essere gustati. Facciamoli prima raffreddare, mi raccomando, e hanno cotto a 180 gradi per 15 minuti esatti. Li ho rimossi dal loro stampo e messi su questa gratella per farli raffreddare completamente. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se vi è piaciuta fatela anche voi, mandatemi qualche foto
e ditemi se vi è piaciuta o meno. Ci vediamo alla prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a cucinaconagnese@gmail.com.